ancora adesso non toccato alla vegetazione. E una prima idea è stata quella di ripulirlo. Siamo entrati in contatto con l'amministrazione comunale, con altri rappresentanti locali e siamo riusciti a fare questa prima operazione. Adesso almeno quello che rimane del castello è un pochino più visibile, ma ovviamente è soltanto un primo passo. Questo di questa sera, questo incontro che riteniamo molto importante, è invece il secondo passo, cioè una riflessione corale tutti insieme su quello che il castello è stato nella storia di Lauria e su quello che potrà essere ancora nel suo futuro. Questa iniziativa è stata quindi voluta da questo gruppo di persone, ma poi è stata realizzata grazie alla collaborazione di moltissime associazioni che operano sul nostro territorio. E sono tutte qui presenti, c'è stato ovviamente chi si è dato più da fare, ringraziamo soprattutto Franco Fittipaldi, che è stata l'anima di questa organizzazione. Organizzato, sono previsti vari interventi, dobbiamo chiedere a tutti
non in se stesso, certo sappiamo che fatto la tabella di comunque solo per il comune, insomma, per il messaggio, per la cultura, sono tutti elementi che comunque del territorio si integrano in modo da fare un comune, che è poi quello che tra poco della nostra storia. In realtà quello che ci dà la capacità possibilità di parlare di identità, tante volte l'abbiamo abbastanza genito, e spesso però non ne conosciamo i segni. In realtà il territorio è un bene comune e come tale è un bene esaurito, perché tra l'altro è stato costruito da prima di noi stesso lo ha modificato. Il senso del paesaggio, certo, ci sono beni comuni che sono esistenti da sempre, che non sono certamente quelli dei nostri, ma ce ne sono altri, come il paesaggio stesso, con il quale siamo immersi, che è un prodotto umano, cioè che è il prodotto della formazione di tanta gente che prima di noi ha provveduto a modificarlo e a renderlo compatibile con le esigenze che c'erano nel contesto, rispondendo ai problemi, risolvendo, trovando soluzioni che di volte in volta sono state aggiustate finalmente a quello che oggi vediamo un po'. In realtà questo come bene comune e il territorio come bene comune è un'estensione di quello che volevamo fare oggi ed è un'idea che noi vi proponiamo partendo da un elemento come quello del castello che tra gli altri è un elemento fondamentale per la nostra storia, cioè del paesaggio. Ed è un elemento invece deve ricondurre a un'idea di contesto che sia in qualche modo più vivibile. Oggi lo associamo alla qualità della vita, del paesaggio, del bene comune in generale. Probabilmente quando tempo fa si è provveduto a interessarsi in maniera identica del castello di queste aree, eravamo in tempi di abbondanza, probabilmente non eravamo come oggi in periodo di crisi, per cui il bene comune non essendo scarso, sembrava che fosse dappertutto, sembrava che ci fosse la nostra possibilità comunque che la qualità della vita dipendesse da tanti altri fattori che non erano la cultura, il paesaggio, la storia. Oggi che i beni comuni sono diventati molto più scarsi, probabilmente viene fuori di nuovo l'esigenza di recuperare quello che per noi è stato tutto quello che ci ha preceduto. Quando naturalmente immaginiamo che ci sia una necessità di cura delle cose che abbiamo intorno, il volontariato in generale realizza secondo il principio della sussidiarietà, in qualche modo realizza un accompagnamento della società per il recupero del senso delle cose che abbiamo detto. Anche per questo si faceva riferimento prima all'associazione di volontariato, che probabilmente oggi hanno voluto presidiare questo luogo, hanno voluto presidiare questo evento, per ricordare a se stesso e a tutta la gente che in realtà quello di cui abbiamo bisogno non è tanto forse per la popolazione di inizio che non ci abbiamo perseguito in ogni ambito, ma è invece il rapporto che noi riusciamo a costruire con il nostro ambiente, con il contesto. Quindi la qualità della vita è uno degli argomenti che oggi dovevamo proporre come discussione. Probabilmente lo facciamo attraverso il decreto speciale, lo lasciamo attraverso il decreto specialistico, perché una delle prime qualità, una delle prime competenze che bisogna costruire è quella della conoscenza del territorio, la conoscenza della storia, e il motivo per cui le cose sono arrivate fino a noi, cercando di capire come hanno fatto quelli che ci hanno preceduto a realizzare comunque un patrimonio che è tutto. Ora, in particolare l'associazione volontariata hanno chiesto per tenuto che questo evento rientrasse nel progetto Corsa alla Maestra, finanziato dalla Fondazione Cuore Sud, che è un progetto che ha come obiettivo non solo quello di allargare l'idea del bene comune al territorio, ma di invitare a un ragionamento un po' diverso anche i giovani, avvicinarlo al volontariato, ma anche avvicinarlo a un'idea di cura per le cose che abbiamo in mano. Ora, io mi sono occupato circa 3 anni fa di
Salvo del Signore, che in realtà era uno di più, era un'idea molto complessa, si proponeva allora una idea di Padre Urbano che non interessasse da dove soltanto la linea, ma allora si immaginava con un Padre Urbano che fosse un riferimento per tutta la valle. In quell'occasione si pensò naturalmente non solo a una preparazione per le cose che qui in qualche modo, a parte quello che facciamo la volta all'anno, in testa della Roma Sud, in qualche modo rimane abbandonato, o quantomeno qui non era corretto. Volevamo naturalmente anche recuperare quelle parti del castello che ancora non era un oggetto di tanto teatro. Quindi ci fu un'idea anche del consolidamento, lo stato di Lutra, ci fu un'idea di avvicinamento al castello anche con la possibilità che fosse adesso visitante. E allora probabilmente i tempi allora non erano maturi, perché ci furono anche dei finanziamenti, però non si provvide poi ad andare fino in mondo, per cui si fece una parte soltanto dei lavori del progetto che era stato realizzato. Oggi le cose sono un po' diverse, perché vedo che c'è una maggiore sensibilità, è bastato che ci fosse un gruppo di cittadini, un gruppo di ragazzi che cominciassero a realizzare l'idea di recuperare una parte della loro storia, e la gente le accorse subito. Evidentemente questa nuova sensibilità ci deve far pensare che i discorsi avviati alla donna Roma possa essere comunque per quella presa. Quindi vi devo ricordare che in quell'occasione, già nel 1991, poiché io ero in capo, devo dire quasi prima del rilancio, quando lavoravo al progetto del castello, mi ricordo ad Abacursia, alla storia di Barcellona, sulla bomba del Ruggero di Laudia. Avevo immaginato che ci fosse una possibilità di capire in che modo questi popoli così lontani potevano ancora avere occasione di incontrarsi. Sono in qualche modo immaginato un ambasciatore di Laudia propriamente. Sono fatto coraggio, sono andato a parlare con il sindaco di Abacursia, che allora era Pedro Rodrigo. Devo dire che con mia grande meraviglia, mi sembrava piuttosto una spaccolanza, con mia grande meraviglia, per questo che ho raccolto, ho potuto constatare che il progetto di Abacursia era molto più importante di quanto fosse per me, anzi addirittura per quello di eroe nazionale, per quello di eroe cattolato. Mi hanno raccontato che Ruggero di Laurina, quasi tutte le città della Spagna, ha intitolato per esempio la nostra città, Barcellona, a venire di Laurina, la strada più grande, più importante di Barcellona, e a venire Ruggero di Laurina. Ma non è che tutto così, a Tarragona c'è proprio sul fondo della strada principale, adesso in Italia, una grande strada di Ruggero di Laurina. Mi hanno anche raccontato delle cose che a me sembravano in quel momento un po' curiose. Per una cosa che la racconto, che mi hanno detto che quando voi sapete che Tarragona è il primo posto che si incontra, il primo porto militare che si incontra quando si fa attraverso lo stretto di Gibilterra venendo dall'oceano. Bene, qualunque sia la nazionalità della nave che attracca quel porto, la prima cosa che fa è suona la sirena in onore di Ruggero di Laurina, che riconosco come il primo nave ammirato della storia. Naturalmente quando ho raccontato della possibilità di incontrarci, mi hanno fatto capire che per loro era molto forte questa idea, ci stavano in qualche modo pensando, per cui me ne sono tornato a casa con una serie di lettere ufficiali del sindaco che mi presente della provincia. Allora il sindaco era Angelo Scattarelli, il sindaco di Laurina, e il presidente era Antonio Di Santo. Ne venne fuori una finta corrispondenza e alla fine riuscivo ad avere una delegazione della Spagna, della Catalogna, in compagnia, devo dire, qui da noi a Laurina. Ci fu un convegno e ci fu l'inizio di un cerebraggio. Ora, naturalmente noi raccoglievamo il calore di questa gente che veniva in nome di una storia comune, che forse noi avevamo in qualche modo disatteso per molti anni, e che però invece era molto viva. Ora, l'idea di questo nuovo interesse per l'ammiraglio di se stesso, per
per il castello, per queste zone, forse può costruire un po' di interesse anche per il foro generale. Cioè, questa volta mi faccio che si possa fare fino in fondo. Quando vedo qualcuno mi ha detto, ma tutto sommato, sono dei duri. È vero, sono una cosa, salutiamo il governatore di Basilicata. Adesso ci sono, nel 2014,
si vede anche stasera, nonostante sia la cosa prima di qui, siamo venuti tutti a rispondere a questa prima. C'è l'occasione anche di un governatore, di una persona che noi possiamo avere anche disponibile probabilmente per questo tipo di esperienze. C'è possono anche basse di amministratore comunale, c'è la possibilità che ci sia una maggiore attenzione, una maggiore sensibilità per queste cose. Abbiamo anche tra l'altro un parlamentare europeo che è stato, che ha avuto un successo nella riaffermazione di recente anche notevole. Abbiamo probabilmente più occasioni dell'altra volta, ma forse soprattutto possiamo avere più volontà di allora, meno disinvoltura, meno distrazione per queste cose, e chissà che non sia la volta buona, perché questo diventa anche un modo per avvicinarci a Ruggero. Tra l'altro Ruggero è morto nell'inverno tra il 2014 e c'era il 1304 e il 1305, tra dicembre 1304 e febbraio 1305, stavo praticamente bene. E quindi siamo a parlare anche di un anniversario che potrebbe essere utile per immaginare uno slogan, tipo lo so, Ruggero torna a casa o cose di questo tipo, perché no? Per queste cose bisogna anche che abbiano una specie di parlatore. Possiamo immaginare che ci sia, per esempio, io non lo so, non ce l'ho, ve lo trasmetto, e chissà che questa volta non ci siamo riusciti a poterlo realizzare. Ruggero è un uomo di mare. Immaginavo qualche anno fa che ci potessimo inventare un'occasione che sia più congeniale al suo modo di attraversare il Mediterraneo. Perché non organizzare, per esempio, una bella regata che dal Golfo di Policastro porti una delegazione di Laurina, per la comune presa della Basilicata, fino in Avalos, sbarcando a Barcellona, e magari perché no, ricordandoci indietro quella delegazione che a Roma ci veniva a fare visita. Può sembrare audace, ma io credo che sia questo. Tra l'altro, mi piace immaginare solo quando si sogna, non bisogna guardare le stesse. Noi abbiamo un patrimonio come la Domenico Vespucci. Perché no? Immaginare, per esempio, che sia una barca vera con tutti gli onori che da questo golfo faccia di nuovo il viaggio di tempo per andare a vedere una delegazione di Cina. Adesso comincio a fare gli esempi dello spirito, lo lasciate constatare. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, però questa cosa la voglio lasciare. Immaginiamo che non debba finire qui questa occasione. Adesso ascolteremo delle esperienze più specifiche e forse chi ci dirà delle cose cercherà in modo un po' più un po' più serio di quello che devo raccontare io, ma io ho voluto parlare con voi come se foste degli amici che da questo momento cominceranno a impegnarsi insieme a me per un sogno che tutto sommato non credo che sia voluto realizzare se tutti lo vogliamo. Intanto volevo dire che abbiamo anche una bella mostra qui di vicine classi della Chiesa che parla proprio del nostro castello. Diamo la parola al sovrintendente Canestrini, che ringraziamo per la sua presenza, che allargherà il discorso ovviamente dalla mia anche a tutta la Basilicata. Ci ha già accennato qualcosa questa mattina. Detto che sono contento di essere qui in questa chiesa che dopo 10 anni fece bene per stato, quindi si vedono, diciamo, tracce di legame. Sono contento che questo sia il risultato di dove è stato fatto tanto tempo fa. Sono anche molto contento della piccola mostra che si è fatta su quelli che sono gli oggetti ritrovati durante i lavori di restauro, la potete vedere qua dall'alto, e sono contento di questa, cioè, questa iniziativa che racconta non solo appunto le istituzioni, ma soprattutto le associazioni culturali che hanno dato vita appunto a un impegno
fatto di dare vita, e stiamo quasi concludendo questa operazione, e il Presidente ne sa molto di questa situazione, perché stiamo portando a termine una grande impresa editoriale, che è quella di pescare l'opera di Santoro, che è un professore che purtroppo non sta mancando, uno specialista di Castelli, che ha fatto un'opera completa su tutti i castelli della Basilicata. Devo dire, quando sono venuto questa operazione si è stata accennata, c'era un precedente sovrintendente che aveva comprato tutti i diritti su quest'opera, però qualcuno era scettico. Devo dire, quando poi mi sono reso conto, perché ho visto l'opera, ho letto tutti quelli che erano i punti, il grande sforzo che aveva fatto questo professore, che su quell'opera effettivamente è un'opera fondamentale. Penso che la presenteremo a questo punto a settembre, e sarà un'opera appunto che farà luce approfonditamente sulla storia di tutti i castelli della Basilicata. Sono molto contento perché abbiamo acquisito anche l'archivio fotografico del professor Santoro, anche le diapositive e anche le pavimenti. Quindi questo libro faranno parte anche queste foto storiche. A questo sarà aggiunto anche un altro libro che avrà le schede di Castello, quindi anche del Castello di Davide. Ma detto questo, mi sono occupato da qualche tempo di Castello, di Premiera, soprattutto di che appunto è molto interessante poi la storia dei Castelli, e la storia dei Castelli in Italia parte chiaramente dalla storia del Castrum. Il Castrum era l'accampamento romano, che era l'accampamento che a cui facevano poi riferimento tutte le opere di difesa e di presidio del territorio, che era soprattutto nel caso dei romani una specie di accampamento con una guardia regolare dotato di torri che consentivano la vista del nemico a distanza. Però da questo castro romano nasce poi il castello. Solo che il castro romano è stato molto modificato nel tempo, in base chiaramente alle vicissitudini del nostro territorio. Che cosa è successo al castro romano? Che cosa è successo sul nostro territorio, di quella che è il periodo medievale, del periodo successivo? È successo una cosa molto particolare, che i pezzi di quello che era il castro non si sono, si hanno avuto la loro autonomia. Che cosa significa questo? Significa che praticamente il castro romano avrebbe dato, per esempio, una barriera difensiva, e questa ha costituito successivamente le mura difensive del castello o della singola dimora fortificata. Ora era anche unito di torri, e le torri poi hanno costituito delle vere e proprie postazioni difensive, quindi si sono autonomizzate rispetto al castro, e sono diventate poi successivamente quelle che sono le postazioni difensive sparse sul nostro territorio. Per esempio, le torri difensive che sono state poi costruite nel 400, 500, fine 400, 500, su tutto il territorio italiano, sono praticamente le eredi di quelle torri romane di Alessandria che erano nella campagna di Roma. Ma da questo poi è nato che cosa? Le singole troncaporte difensive, cioè praticamente invece di avere il casco regolare romano, questo casco si è sintetizzato in residenza, una residenza fortifica adattata ad un luogo scoscese. Potrebbe essere questo, per esempio, il caso del castello, che è proprio postazione, una vera e propria postazione difensiva di Laurier, ma per esempio anche della numerosi altri castelli che sono in Basilicata. Per esempio, pensiamo che la Pertosa, questa roccaforte saracena, che è quella che oggi si chiama Dolomiti Lucani, era una vera e propria postazione imprendibile, nasce
anche dal castro romano, ma nascono anche degli abitanti cinti da mura che hanno rafforzato la loro caratteristica difensiva con delle mura soltanto, senza magari avere più un castello all'interno, cioè una dimora fortificata del potente di Roma. Penso per esempio a Castrobuco, pensate a Castrobuco, una postazione difensiva, oggi a Madonna, bellissima postazione difensiva incredibile, ma anche la stessa rocca di Maratea, anche la città, Maratea Alta, che sta in montagna, era certamente un abitato dotato di mura. E pensate anche per esempio alla Cerenza aveva certamente delle mura, Sant'Oro Recinta, aveva anche delle porte, ma oggi non ci sono più né porte né mura, né castello, dovrebbe esserci forse qualche elemento un po' più alto, ma è diventato soltanto mura. Quindi pensate a come si è andato avanti in questa situazione di castelli. Tutta questa storia importante, tutta questa tipologia, che è molto interessante, soprattutto fare, come ha fatto anche Santoro, una schedatura di tutte le tipologie differenti. Quindi questo libro che noi vi proporremo, ci sono quindi non solo i castelli isolati, le città, le mura, ma anche le torri di difesa, le torri isolate, le torri costiere. Quindi pensate dal castro romano come si è evoluta questa importante tipologia. Però non è sarebbe una cosa inutile fare soltanto la storia di questo, se questo non fosse, secondo noi, della sovrintendenza, seguito da un'opera di valorizzazione, un'opera di aggiornamento. Infatti pensiamo anche poi ad aggiornare la situazione attuale di questi castelli. I castelli di Basilicata ce ne sono tantissimi, molti ancora impiegati in costruzione, molti Sant'Oro, molto di lo stesso Sant'Oro cita che erano già presenti molti lavori in alcuni castelli. Bisogna soprattutto aggiornare la situazione sull'intera regione Basilicata, vedere quali lavori sono stati effettuati, in che modo sono stati effettuati e in che situazione stanno attuando. Questo perché? Perché poi non significa niente fare l'opera di studio o anche di lavoro se non c'è quella di valorizzazione. E la valorizzazione, ne abbiamo anche parlato con il Presidente, presuppone che appunto ci sia un progetto vero e proprio, un po' come tutte le comunità che sono molto contente che tutte le associazioni insieme alle istituzioni si siano date da fare qui a Lauria per tutelare lo spirito proprio dell'azione che voi avete fatto qui a Lauria. È uno spirito lottatissimo, perché non si tutela un bene se non lo si riconosce come proprio. Evidentemente tutta la popolazione di Lauria sa che il santuario della Assunta è qualcosa che lo identifica, la propria identità, che il castello è qualcosa a cui ha sempre guardato vedendolo proprio. E se non c'è questa coscienza, noi possiamo fare quello che vogliamo, ma il castello decadrà, e quindi se non lo si sente proprio non c'è futuro per il nostro tempo culturale. E allora che cosa significa questo? Io penso che c'è bisogno che la popolazione, come è successo qui a Lauria, senta il bene culturale proprio, ma c'è bisogno anche di politici che un po' più di coordinamento, e queste spettano certamente alla regione, alle istituzioni pubbliche che portano avanti dei programmi di conoscenza e valorizzazione a largo raggio. Io penso che in alcuni casi si dovrebbe proprio organizzare, penso che ci siano già pensando a livello regionale, dei circuiti veri e propri sull'intera regione che stabiliscano gli itinerari turistici che per esempio durano, che so, io vado a caso per esempio, personaggi famosi che sono stati vissuti all'interno dei castelli, in caso di Isabella.
tipologie, quattro o cinque centesche di grande interesse, penso al Castello di Matera, penso al Castello stesso di Venosa, quindi ci sono tantissimi studi e tantissime cose da fare, diciamo, in valorizzazione dei itinerari turistici e conosciuti di questi castelli. È chiaro che questi castelli devono stare anche in condizioni di essere visitati, di essere, diciamo, vissuti. E per questo c'è bisogno della collaborazione tra pubblico e privato, che adesso è un argomento molto, molto importante. C'è questa possibilità negli ultimi decreti, la rapida, che sono, si stanno preparando il nostro ministro del livello culturale, Franceschini, che appunto prevedono anche che la possibilità di detrarre dalle tasse tutto quello che i grandi imprenditori possano usare per restaurare quelli che sono i nostri beni culturali. Questa è una cosa molto grande, molto importante, che nel passato è già stata proposta, ma poi è andata avanti per difficoltà, diciamo, dovute alla nostra, diciamo, crisi economica. Io penso che in questo caso forse questi possono aiutare i nostri beni culturali. Una cosa volevo dire per quanto riguarda invece il castello qui di Lauria, ho già detto che mi sembra un'operazione meritoria molto importante questa di aver modificato e averlo, diciamo, restaurato, tra virgolette, levando e stirpando il terreno. Ma la cosa che secondo me bisogna quindi continuare a fare è soprattutto mettere in sicurezza il castello, perché una volta che si è stirpato, voi sapete bene che se io estirpo dalle murature delle piante anche molto forti, molto tenaci, quello garantire che poi queste pietre che sono, diciamo, si tengono alle radici, non cadono poi sulle cose. Quindi questa è un'operazione che assolutamente bisogna fare. E un'altra cosa che bisogna fare in un modo che ci sia una rappresentazione della pagina molto, quindi bisogna fare un rilievo preciso. E quindi io farei un consolidamento teso appunto a fare in modo che sia messa in sicurezza il castello. Ma vi voglio dire una cosa ben precisa, sono molto chiaro su questo. Io non penso che il castello deve restare quella grande forza paesaggistica che ha venendo dalla Lauria, no? Vedendo i due luoghi, quello della sud e quello del castello, penso che la forza sia soprattutto paesaggistica. Quindi quello certamente un Rudel dovrà essere certamente un nucleo di torre che forse ha avuto una residenza all'interno. Ma è inutile che noi pensiamo di andare all'interno a vedere, cioè potremmo anche fare, diciamo, un percorso poi che ci conduce all'interno. Però quello che deve restare importante è il valore paesaggistico del Rudel, soltanto come il valore del santuario della Assunta, voglio dire, la forza di questo paesaggio è proprio lui. E io penso che potete benissimo andare in uno di quei circuiti in cui la valenza invece è importante. Quindi, per esempio, rientra per cosa, per esempio, il Castello di Pietro Pedroso, qui io sono salito con molta, diciamo, con molta voglia di arrivare alla fine, ma con molto sforzo potrebbe certamente costituire insieme a Lauria uno dei grandi percorsi alla ricerca di quel paesaggio bellissimo della Basilicata, e io spero che noi insieme continueremo ad amare e a restaurare. Grazie. Adesso un approfondimento storico affidato alla dottoressa Rosanna Lamborghe dell'Università di Basilicata, dottore di ricerca per la storia dell'Europa mediterranea. E qui con noi, sì, possiamo. Soltanto tempo alla relazione, quindi chiedo un po' di pazienza e attenzione.
chiesto di partecipare con il mio intervento a decennare i lavori di restauro e di riqualificazione della chiesa dell'Assunta e dell'area prospiciente e sottostante, mi sono chiesta quale potesse essere l'approccio più congruo alla circostanza. Ed è subito risultato evidente l'imprescindibilità di un approccio che, sia pure in una forma più sintetica, divulgativo discorsiva, non perdesse nulla della complessità degli studi legati non solo agli aspetti, ma più propriamente alle forme di fortificazione e di incastellamento in età medievale. La complessità di tali ricerche spiega pertanto sia in virgolettato per il termine cassa del titolo che leggete qui nel PowerPoint, sia la necessità di circoscrivere in area il lavoro prese in rapporto alla tematica che intendo affrontare in questa breve relazione. Il tempo a mia disposizione non mi permetterà tuttavia di affrontare tutte le questioni che appena sono connesse. Per cominciare, non ritengo inutile una precisazione generale che già la studiosa Gina Fasoli aveva avuto modo di rimarcare a proposito della corrispondenza tra quello che a livello di senso comune diffuso in maniera spesso non opportuna si esibisce tra feudo e castello. Feudo e castello, infatti, non costituiscono un binomio, un sistema inscindibile. Molti antichi castelli non furono mai importati e rimasero sotto maggiore o minore livello di importanza
strategica e quindi un terzo elemento di considerazione che discrimina o al opposto crea ambiguità delle funzioni se ancora, per esempio, si constata nella documentazione come i task di scarsa importanza strategica fossero nella prassi sostanzialmente affini alle locus e alla lancia. Ai problemi di natura terminologica sono certamente connessi quelli relativi
Nel caso del castello di Marrakech.
con molte differenze sia umane che strategiche, ma anche con molti punti di contatto. E sono due figure che hanno un grande posto nella storia italiana e che molto spesso non vengono, specialmente per Ruggero, valorizzate completamente in patria. Andrea Doria, diciamo che adesso si è conquistato un ampio spazio. Ruggero è un uomo alla fine del Medioevo e come tale mette in pratica strategie e cose che sono tipiche della sua epoca. La professoressa Mangoglia giustamente sottolineava la funzione strategica dei castra e non castelli che sono stati creati nelle alture, in particolare della Borgo Egrese, e che in un'altra occasione in terapia ho detto che secondo me facevano parte proprio di un sistema che io ritengo voluto dallo stesso Ruggero di segnalazioni che andavano dal mare fino all'interno. Cosa particolarmente notevole in un periodo che era sempre un periodo di guerra, dove anche i pericoli venivano molto spesso dal mare. Che cosa ha in comune queste due figure? Il fatto appunto di essere grandi strateghi e di usare le loro strategie prevalentemente in mare, per ragioni proprio perché la guerra di quell'epoca si svolta prevalentemente sulle acque del Mediterraneo, ma anche in terra, consapevoli che non si può se non si è esattamente in possesso della terra. E hanno avuto vicende molto dissimili, diciamo, nella vita. Ruggero Calabria ha avuto una vita breve perché è morto dopo più di 50 anni. E invece l'Andrea Calabria è vissuto quasi 100 anni ed è stato attivo sulle strategie militari fino a poco prima di morire. E forse non tutti sanno che Ruggero Calabria sconfisse un antenato di Andrea Doria che non è parlato nel 1300. E quindi vedete che già c'è questo primo collegamento storico. E Ruggero ebbe molti figli, Andrea Doria con tutta la sua potenza non ne ebbe nessuno. E dovette lasciare tutti i suoi possedimenti, che come nel caso di Ruggero Calabria erano veramente cospicui, perché in queste guerre di mare il patriottismo c'entrava poco, c'entrava molto la politica e c'entrava molto anche il guadagno che si riceveva facendo scuderie, facendo prigionieri, vendendo i prigionieri come schiavi o conquistando dei cospicui bottini che non sono più. Praticamente lui prete di Andrea Doria fu il suo nipote e questo nipote istituisce nuovamente un legame con la Basilicata perché per via di matrimonio con una figlia Reto che era proprietario del castello di Nenfi divenne Castello Doria di Nenfi. Chiaramente di questo Ruggero Calabria potrebbe essere sentore perché era morto molto prima. E poi un'altra delle cose che mi hanno legati è stata curiosamente allontanato, visto che erano due piacere, due guerrieri sostanzialmente, la nostra marina di padre intitolò a Andrea Doria una corazzata che apparteneva alla classe Ruggero Calabria. Questa nave verrà quindi vedete il collegamento tra questi due personaggi andando a cercare e poi quindi ci sono anche molte altre cose. Io non sono una storia, sono un'archeologa, non voglio sottolineare assolutamente il lavoro degli storici, però credo che indagando ulteriormente nelle vite, nelle vicende di questi personaggi si possono trovare dei collegamenti interessanti. L'ultimo pensiero lo faccio per Ruggero e per il castello. Tanti anni fa, l'architetto di Fazio ci ha invitato su documentando lo stato dell'epoca, sperando che appunto ci fosse un intervento, prima che sentisse che stavamo all'interno.
Sì, buonasera. Sono chiamato a esprimermi su un'azione abbastanza importante, quella dell'ipotesi di valorizzazione. Però prima di stupirvi con gli eventi speciali, voglio brevemente citare alcuni dati, perché è bene che ognuno di voi poi queste cose le ricorda sempre. L'Italia è il paese al mondo che detiene oltre il 70% dei beni culturali. È una responsabilità enorme, importante che abbiamo. Questo è quello che stima adesso. Il 65% dei flussi turistici italiani e stranieri che quindi girano l'Italia si muove per turismo culturale. Quindi con una motivazione netta, il gergo tecnico di turista oggi si muove per motivazione e non per destinazione. Quindi perché ha un motivo, perché va in un luogo sapendo di trovare quello che lui ha già deciso di vedere, di fruire, di accontentarsi delle cose belle che a suo modo di vedere il suo turista. Questo è il dato. Purtroppo solo il 25% di questo flusso viene interessato a Sud Italia. Questo è il dato. E questo 25% si ferma quasi sempre solo alla città di Napoli. Tutto il resto del sud, lo stanno, le dietro, oltre il 40%, il 70% dei beni culturali in Italia, non è interessato da questo flusso. Bisogna interrogarsi su questo, perché avviene tutto questo. Sono tante motivazioni, probabilmente perché è mancata una politica unitaria comune forte che il dato di sistema paese possa rappresentare al mondo intero. Forse il piano Europa, questo è un altro dei problemi che abbiamo. Noi in effetti siamo molto scontati. Ci ritroviamo, non è una mia via per noi ritrovarsi in un sito archeologico o ritrovarsi in un edificio ecclesiastico o in un castello. Basta guardare la costa di Malatea, basta vedere il sistema delle torri costiere, se le compriamo tutte, dalla Calabria fino alla Campania sono oltre 150 torri. Non è un patrimonio di poco conto, e così via, potrei dire tanti di queste cose. Quindi forse anche questo non ci porta poi ad apprezzare, a valorizzare ad esempio la consapevolezza forte che abbiamo un patrimonio enorme, importante che dobbiamo difendere, però dobbiamo portare a valore. Creare anche, consentire quel contenuto della stanza brutta, forse che economia, fare di tutto questo una risorsa importante può essere anche un tipo di occupazione. I dati ci confortano su questo. Il turismo culturale in Italia genera oltre il 3% del PIL, del prodotto interno lordo. Non è una cifra da poco, poco, sono miliardi di euro che entrano in Italia. Bisognerebbe fare un salto un po' in più, abbandonare i concetti di vecchia funzione del museo, dell'area archeologica e di tanti altri siti monumentali, e pensare a una cosa un po' più diversa, che crea appunto quella motivazione, quel motivo in più per andare in futuro. In Basilicata negli ultimi 10 anni abbiamo speso per il recupero, per il restauro, per la conservazione dei beni culturali oltre 200.000 di euro. Sono il presidente di Terra, all'epoca consigliere, poi assessore, in tutto questo è stato impegnato in prima linea, ha dato un contributo enorme, importante, affinché tutto questo fosse portato a terra. Quello che è mancato però è una strategia forte di valorizzazione, che oggi si impone un progetto che va oltre quello che è il recupero, il restauro, la conservazione, ma un progetto che va verso la si restava se si può fruire di questo bene, si scava un sito archeologico, se questo sito archeologico non si può godere, non si può fruire, ma scavare, fare la ricerca e catalogare e tenerlo negli archivi forse non ce lo possiamo permettere. Oggi non è più possibile perché non ci sono le risorse che ci consentono di fare questo. Quindi questo è il motivo di riflessione forte che ha fatto la parte di tutti quanti noi. Quindi che cosa si impone? Che
cosa possiamo fare per il castello di Ruggero, perché questo è quello che volete attendere, volete sapere. Sono tante le cose che si possono fare, ma bisogna capire qual è la priorità, qual è la strategia forte per cui andare a un progetto di questo tipo. Si può raccontare la storia di questo posto, perché non raccontiamo la storia di questo grande ammirato e non solo. Raccontiamo i processi storici che sono avvenuti, dalle incursioni saracene, normanna, giurisdizione, aragonese, tutto quello che vogliamo. Raccontiamo in un mondo, raccontiamo un universo, rendiamolo unico per questo luogo, affinché questo luogo possa essere motivo di attenzione, motivo di motivazione, magari, deve essere lungo, forte, importante, in chiaro forte e anche spettacolare. Non dobbiamo fare degli eventi speciali, ma raccontarlo con una maniera nuova, moderna, come oggi sono abituati tutti a vedere, a godere in questo patrimonio. Non si può arrivare a un luogo e trovare solo delle didascalie di lontano secolo, quarto secolo, un impianto dell'Ottocento, poi siamo arrivati al 1300, c'è stato un gelo, poi ci sono stati gli aragonesi. Non basta tutto questo, non è sufficiente per rendere un punto importante e attraente un luogo. Quindi questo luogo sicuramente ha tutte le condizioni per poterlo essere. Si tratta di stabilire delle priorità, si tratta di arrivare a un progetto che guardi oltre quello che è la conservazione, quello che è la messa in sicurezza del bene. È ovvio, non si può immaginare una ricostruzione. Sarebbe una follia pensare a ricostruire un impianto di questo tipo. È un rudere tale che deve rimanere. Dobbiamo raccontare la storia di questo castello. Questa comunità si deve appropriare della propria storia, si deve appropriare di questo luogo e raccontare la vita di quel forte nuovo a me. Grazie. Andiamo adesso il professore Antonio Poggia, che tra l'altro ci interessa di storia locale da tantissimo tempo, ha pubblicato insieme con Gaetano Petraglia qualche anno fa un libro proprio sul castello di Lauria, elementi per la storia e il recupero. Sì, ecco, microfono lì. Prego. Quindi abbiamo questo
zona è stata colonizzata, tra virgolette, dai Longobardi, e che quindi sono stati scacciati quelli che sono stati presenti fino a allora, e cioè la presenza bizantina. Però le presenze bizantine sono, la presenza bizantina è sicuramente presente fino a quell'epoca, fino al VII-VIII secolo, tant'è che abbiamo tanta profondità nel nostro dialetto, molti termini città, un quinto del lessico del dialetto di Lavia è di origine greca, quindi non possiamo negare se suffisso lauriotto, lauriota, otos, desinenza greca, per cui non possiamo negare la presenza bizantina, ancorché non completamente documentata, ma molti documentati hanno detto che hanno dormito saccheggiato le nostre fonti documentali. L'archivio di San Pietro avrebbe sicuramente un diciamo ruolo, perché ogni abbazia è fonte preziosissima di documenti. Anche quello è andato distrutto nel cenotio, è già preserto nel XIV secolo. Molto probabilmente è l'abbazia di Capa, che era quella da cui giungeva da grande causa, potrebbe conservare una serie di documentazioni, diplomi o altro, che non sono mai stati ricercati. Una seconda cinta muraria invece sicuramente più recente
50 del 900 è stata fatta. Torniamo comunque alla Betoneo. L'organizzazione sociale del territorio è un'organizzazione militare, se è vero come è vero, che fa sempre voce per esigenze militari, di militarizzazione e fortificazione. La dottoressa Bocchi diceva che la cronaca anonima del nuovo secolo, che è citata, parla di altri, ma anche da tutti, alla Rimo, alla Valonia, condivisi di questa cosa, e non vi è certezza. Quindi non possiamo dire con certezza se la stella si esistesse già e se facesse parte della vita del sistema di fortificazioni lombardo. C'è Trento che è citata dagli studiosi tedeschi della seconda metà dell'Ottocento e di cui sono occupato poi il dottore Gaetano Petraglia in questo bel saggio che non so se tutti conoscono, quindi non abbiamo poche cose per chi vuole averne. E il, anzi, approfitto per dire il dottore Petraglia, come se vuoi intervenire, faccio io stesso un appello, spero che non sia da addormentato, questo solo per dire che l'espansione del mondo del Longobardo a cavallo del 1000 ha diciamo, alcune citazioni e fa il paio con quella che poi proprio storia documentale nel senso più positivo del termine, perché per esempio abbiamo alla fine del 200 una citazione che riteniamo dal medievali di Carlo Precedeschi, chiamati anche dalla dottoressa Lamone, che ci documentano già questa resistenza della fortificazione, assolve già alla sua funzione militare. Quindi, per concludere, sicuramente il X secolo, sicuramente con ogni probabilità, il X secolo è una probabile origine della nascita di questa nostra fortificazione. Quindi, prima ancora dell'arrivo dei Normanni. Perché molti chiedono allora il toponimo di Cafalo, che chiaramente richiama la voce araba. Secondo alcuni dovrebbe essere una preesistenza del castello. Io questo non so se possa essere detto con certezza. Anzi, al contrario, potrebbe essere invece la presenza di Almogaveri o di soldatesca di origine e fa il paio con l'archivio di Salerno. Quindi anche lì bisognerebbe indagare, c'è una votazione presente del presidente Pittella, che è sempre così sensibile alle penali di carattere misurale, perché no? Incentivare queste ricerche d'archivio, magari qualche giovane che abbia la possibilità di darsi da fare. Comunque, davvero, il studio per i propri non per nessuno. C'è un'opera che è stata scritta una cinquantina di anni, lo so, che hanno chiesto una collaborazione per visitare
aziende e luoghi di lavoro che non saranno utilizzati. Guardate che il castello si scopre altri siti importanti di lavori storici, della marina, si prestano a una valenza didattica, cioè possono subito essere utilizzati per portare i ragazzi sul posto e lavorare, studiare la storia di quel periodo essendo sul posto. Non solo la storia locale, voglio dire, mentre si parla del periodo longobardo, si può parlare della fortificazione del castello di Laurie, che siamo verso il IX secolo, e quindi contemporaneamente se si portano i ragazzi nel testo del castello si può lavorare in maniera più diretta. Noi sappiamo quanto sia importante per i ragazzi a livello scuola di data, a scuola medica, a livello di scuola superiore, cercare di avere una visualizzazione di quello che si fa. Le possibilità sono immense, perché si può parlare di compagni, si può parlare di bizzantini, come hanno precisato i relatori che sono preceduti, si può parlare del periodo delle invasioni dei saraceni, ancora dei normanni, degli angioini, degli aragonesi. C'è modo di toccare tantissimi elementi di storia. Cosa abbiamo fatto? Le esperienze realizzate negli ultimi anni, con le scuole elementari, un gruppo si chiama Più Siamo Meno Siamo, già dal 2009 abbiamo provato a visitare i siti importanti della Valle del Noce. Ovviamente quando parliamo di storia locale non possiamo chiedere soltanto al paese che siamo, dobbiamo parlare almeno di Valle del Noce, almeno di Basilicata, e chiunque si interessa un po' di storia sa che si parte dalla Basalta e si arriva anche da Piazza, cioè è facile e quasi necessario a un certo punto ampliare il più possibile. La fusione didattica alla quale si è una fusione educativa, cioè mentre lasciamo la parte tecnica della storia a chi è specifico del settore, è giusto che sia così, non posso essere più precisi, utilizzano fonti di archivio, c'è poi, ci sono quattro persone, penso io come tanti altri che sono qui, che cercano un attimo una possibile sintesi utilizzando il lavoro pubblicato anche dagli altri, che abbiamo la dottoressa Paola Bottino, un altro fare piacere di e faccio credo giusto in tempo a colloquiare con me essere nello stesso tavolo, se non sono sbaglio la direzione presente, addirittura la nostra ogni giorno. Dopo se speriamo un po' proposto a Franco di dichiarare la precedenza politica in modo che ci attenga la teoria, quando sicuramente che avendo la storia della teoria e il massimo che si va a avere in questo momento, suo e della famiglia, naturalmente. E cosa delle tecnologie che state vedendo? Ci sono, oltre ai tour didattici fatti con le scuole, anche alcuni fatti durante la strada. Durante la strada, da qualche tempo, la notte stanno organizzando i ragazzi. E noi sappiamo quanto è importante. C'è stata una lunga fase in cui i ragazzi sono stati un po' lasciati. Io faccio parte della generazione dei ragazzi della Torre Bellaria, per cui l'importanza di coinvolgere i ragazzi. Quando ero adolescente, la Torre Bellaria ci coinvolgeva per fare sport e non solo. E questo un po' è rimasto il tentativo di coinvolgere i ragazzi. Non solo, ma poi si svegliano gli interessi a livello di paese della Valle del Noce, per cui un attimo fa si è visto quando sono venuti gli amici di Livello, sono venuti alla Unia e c'era un signor Artini di 84 anni, quando è venuto su questo sito, e quando con la zia Laura, la zia, gentilmente ha aperto la porta, siamo andati dietro, ha detto che io in tanti anni mi sento così interessato a sport, la storia non era mai venuta. I posti vanno conosciuti. Ci sono alcune discussioni che abbiamo fatto negli scorsi anni, forse una delle più note del cammino di Santiago, che ha visto coinvolto fino a 300 persone. Questo che significa che la gente è disponibile a fare queste cose quando le vede sul proprio territorio. Io credo che il territorio sia della gente croata per utilizzarlo al meglio, però
però non può dire di no, ho fatto una proposta alla quale non può dire di no, però penso che sia stata accolta. Cioè, possiamo guardare per il santuario, oppure un giorno possiamo decidere di fuori di partire dall'autunno di lavoro e andarci. Cambia un po' la visione, nel senso che si ha un senso del territorio che è un modo diverso. Io dico sempre che quelli che ce ne sono diversi, che sono stati un po' povero, hanno una visione del territorio un po' diversa, perché il professore c'è stato, ha una visione del territorio rinnovata, perché c'è un punto di Coccovello dal quale, secondo me, si vede tutta la valle del Toce, la parte alta della valle del Sinni, la parte della Valtale, si volge lo sguardo c'è tutto il golfo di Policastro, la punta degli Impreschi all'isola di Cirenna. Questo in quel momento veramente si percepisce come hanno voluto fare prima i greci, i primi greci, come diceva l'amico Boccia, cioè che chiudono prima di cedere la grande, parliamo del quinto secolo, diciamo l'uomo di notte, l'uomo di notte. La capacità di fornire informazioni, contenuti su un determinato bene.
costituire un bene culturale in modo tale che questo genere di flussi turistici e l'economia. Noi dobbiamo però pensare che vedere un bene culturale come un bene capace di generare economia, di generare flussi turistici, vuol dire rovinarlo, danneggiarlo, sminuirlo, ma anzi si aumenta il valore e si può addirittura fare tutte queste azioni, serve questo di tecniche non invasive. Mi riferisco a tutte le nuove tecniche dell'economia dell'esperienza, del marketing esperienziale, che puntano proprio il dito sul catturare l'attenzione dei turisti, che poi diventano dei turisti spettatori, attraverso fargli vivere un'esperienza, fare in modo che la visita al bene culturale, la visita al museo, non sia più vista come qualcosa di monotono, di pesante, per catturare anche l'attenzione delle nuove generazioni. Bisogna coinvolgerli in maniera diversa e quindi utilizzare i nuovi modi della comunicazione, i nuovi linguaggi, fare in modo che la visita a un bene culturale possa diventare un evento memorabile, quasi una rappresentazione teatrale. Ecco che quindi io, insieme ad altri ragazzi, abbiamo pensato anche di valorizzare un bene culturale, Castello di Liceo, il progetto delle nostre attenzioni, seguendo queste nuove linee, questa maniera alternativa di valorizzare il bene culturale, quindi aiutandoci attraverso le nuove tecnologie e i nuovi linguaggi della comunicazione. Ecco che quindi noi quattro, in questo secondo, diciamo, in questi aspetti, ma con lo stesso obiettivo, abbiamo avuto l'idea di realizzare una sorta di filmato, un video racconto, perché per veicolare i contenuti culturali si può anche farlo seguendo una maniera più che sia più accattivante dal punto di vista del pubblico, riesca meno a catturare la loro attenzione, a fornire
prima di dare la parola al governatore, io scusa un attimo ragazzi, voglio dire solo una cosa. Quelli che hanno creato il video del tuo speccio. Lo sono benvenuti sicuramente per la vostra presenza qui questa sera. Quindi dobbiamo semplicemente dire che con le nuove tecnologie sicuramente si può, possiamo approcciarci anche in maniera più diretta, facendo capire un po' a tutti come realmente si possono realizzare degli obiettivi e capirli anche in modo più diretto, utilizzando appunto delle tecnologie moderne, quali io e il mio diciamo, amico, in questo caso anche collega, perché abbiamo unito due tipologie diverse, quella di un aspetto tecnico come l'architettura, quindi curare un po' in base alle analisi degli ambiti che ci sono state anche date, fornite, che sono state fatte precedentemente dalle altre persone che hanno parlato precedentemente a noi. Abbiamo semplicemente escluso diciamo, le pareti del castello, dopo aver fatto un rilievo fotografico insieme appunto a Giuseppe Iecco e dei ruoli un po' diversi, con una strumentazione diversa, con un rivolterino che viene chiamato drone, che fa delle foto e delle riprese dall'alto. E unendo questi due aspetti, diciamo, un tecnico e un po' più artistico, si è arrivato a questa diciamo, conclusione e realizzazione. Passo la parola anche al mio collega, che vi ringrazio. Qui si è svolta una grande battaglia tra Roma perché come ho visto
necessaria la condivisione di una volontà e di un percorso comune, quello che vogliamo con la Curia, che non probabilmente presenterò al sindaco. Quello che vi chiedo è di seguirmi in una storia che ha inizio circa 30 anni fa, proprio nel mio paesino natale, Castelluccio Superiore, che tanto vi siano parlato, che tanto hanno nascosto, e se Castelluccio non è mai menzionato attraverso i secoli, perché avere il nome di Castelluccio sull'Aulo non è una pre-romana e pre-realtarica. La nostra costruzione ha fatto iniziare Castelluccio e stiamo definendo la loro la sua posizione. Da volte finita questa posizione, la Curia ne avrà in pace, perché una parte di questo popolo, tanti secoli fa, si spostò pure verso la Curia. Dopo è nato il Medioevo e tutta la storia che racconteranno i paesani nostri di la Curia. Importante sapere chi siamo e da dove veniamo, perché questo ci fornisce una chiave di lettura delle casette del futuro. Conoscere la storia è un bisogno insopprimibile dell'essere umano. Per sapere chi siamo, dobbiamo sapere da dove veniamo. Chi non ha memoria del passato è come un individuo che si trova in mezzo a un deserto senza avere punti di riferimento. In questo solco si inseriscono le ricerche che sono fatte passamento per seguendo in qualità sul territorio della parte del Mercure. Il mio campo di indagine era il tutore protese a far emergere il punto esatto delle tre città sepolte da valle e l'altra parte del Mercure. La prima è il Mercure, risalendo presumibilmente all'epoca arcaica del 700 secolo avanti Cristo. Secondo le mie ricerche consultate anche il generale dello storico Antonino, secondo secondo le mie ricerche, il cartabolo è l'alba pubiceriana, essa sarebbe situata nel punto di Valle Santa Cata, che si trova tra Castelluccio Superiore e il Porto, provincia di Cosenza, che ricordano è in Solucania. Quelle che non sapete, che non sanno, molti che non si dedicano esattamente alla vera storia, vale.
interventi veloci. Diamo la parola al Presidente di Treva. Io tenterò di essere sintetico e non mi accosto minimamente di costruzione storica, perché non sarei grado. Però provo a recuperare due degli interventi che hanno avuto un taglio un po' più politico, quello di Mariano e quello di Annamia, con tutta la sua parte, video compreso e musiche particolarmente cattivamente compreso, senza voler fare torto a nessuno, ma per recuperare una funzione che è quella, diciamo, che un presidente in occasione di un convegno, di un'assemblea, di un incontro importante, utilissimo come questo, deve necessariamente consegnare tanto al tavolo della presidenza quanto a chi ne ascolta, in particolare agli amministratori che ne ascoltano. C'è un Ci sono tre aspetti, tre punti nevralgici su cui noi dovremmo tentare di riflettere. Il primo, tra i nostri asset strategici nel declinare l'ipotetico sviluppo della nostra regione e della nostra Italia, c'è veramente la cultura. Primo punto. Secondo punto, come coniughiamo l'autoimpresa e ciò che le direttive europee su tale versante, e dunque tutto concentrato sull'autoimpiego, sulla proposizione diretta imprenditiva e imprenditoriale del giovane laureato, del giovane formato. Tre, come costruiamo un sistema basilare. Poi come costruiamo un sistema di poi come costruiamo un sistema, ma dico solo per titoli, solo esattamente per cercare di comprendere un po' le difficoltà che noi dobbiamo tentare di vincere se vogliamo vincere la sfida. E spesso ci incrociamo con il sovrintendente Canestrini, perché spesso, diciamo, in parallelo la sovrintendenza e la regione Basilicata è chiamata a dirimere anche guerre tribali, opportunità di sviluppo, pensate cosa accade sull'energia e così via. Spesso anche nel passato, 20 anni fa, questo ottimo, non so se ne ha memoria di quanto ci fu un tentativo di proposizione, Antonio, di un collegamento infrastrutturale col Castello di Giugero da parte dell'allora amministrazione comunale, ci fu un tentativo di finanziamento per recupero del Castello di Giugero, proprio così come ovviamente rilevava un'altra epoca, quando c'era anche la cultura della conservazione, non vuol dire. Per cui sembrava il solo pensiero di poter recuperare un bene storico come questo, poteva, diciamo, sembrare quasi una volontà a usare, per non dire oltraggiare una sorta di sacralità. E lì ci fu una, diciamo, non intesa, diciamo, tra le istituzioni, ma fu legittima la posizione che assume all'epoca la sovrintendenza. Quando ricordo il governatore Boccia, se ricordate quel tempo, propose questa iniziativa. Oggi la guardiamo e la analizziamo ovviamente con un tempo diverso e con occhi anche diversi, ma è cambiato il mondo. E quando, ed è cambiato il mondo, e
non abbiamo ancora restituito la Basilicata, questo è un potere che da tutto dopo. Istituzionalmente il sistema Basilicata nell'utilizzo di questi tesori. Purtroppo così. E abbiamo spesso il primo tema, noi vogliamo e crediamo nella cultura come asset, diciamo, di sviluppo prioritario, che è uno dei 7 punti dell'attuale governo. E se andate come farete probabilmente o sicuramente a leggere la dichiarazione programmatica di Consiglio e prima. La cultura la definiamo in mille modi, la cultura è anche agenda digitale, la cultura è anche avere un ritorno sulle fonti, diciamo, del monumento proprio a guardare la sua storia. La cultura è innovazione tecnologica nelle scuole, la cultura è pensare, vedo alcune persone che saluto ovviamente in sala, e pensare come stiamo pensando, che c'è bisogno di dotare i nostri ragazzi di tablet e della lavagna multimediale, perché noi abbiamo bisogno di creare le condizioni Basilicata perché i nostri ragazzi alla pari dei tedeschi. Possono studiare a distanza quando vanno alla ricerca, perché noi abbiamo bisogno di non fare l'esperimento di lotta in Puglia, abbiamo bisogno di farlo ora, abbiamo bisogno anche di fare l'inglese per tutti e di insegnare come materie a scuola l'inglese e altro progetto che stiamo mettendo in campo. Noi abbiamo bisogno esattamente di pensare a infrastrutturare bene le scuole, insomma la palestra da cui poi discende molto dal nostro futuro. E noi abbiamo bisogno di incentivare strumenti, diciamo, finanziari che accompagnano, che possano accompagnare i giovani bravissimi come li conosco a prescindere, perché spesso mi sollecitano, diciamo, interventi in tal senso, analitica, eccetera, eccetera, eccetera. Strumenti anche finanziari di sostegno, per esempio, start-up dedicate esattamente a questo tipo di imprenditorialità, e abbiamo bisogno di costruire una condizione di sistema di Basilicata, non attenzione, per aree, diciamo, omogenee. Se vogliamo pensare che la Basilicata diventa tutta insieme un sistema turistico, non siamo in condizione di farlo, siamo tra 10 anni. Noi abbiamo bisogno invece di creare, come abbiamo fatto in questo territorio, da un anno, un sistema turistico locale. Tanti altri sistemi turistici locali possono fare virtù di questo patrimonio, creare un sistema. Noi abbiamo voluto dare a questo territorio una vocazione che recupera la natura, il mare, la montagna, se volete anche le terme, dove arrivano ancora di un certo poi di investire. Ma noi abbiamo dato questo territorio
a raggiungere a Milano da maggio a settembre e occupare una, diciamo, un palcoscenico italiano che non sia una passerella, che non ci serve, ma che recuperi una nostra presenza e che la Basilicata sappia vendere a tutti gli effetti esattamente quel prodotto. Altrimenti, che senso ha aver investito, credo, Giuseppe Pintero, in un'altra, diciamo, eccellenza di questo nostro territorio, di questa nostra regione? In Azzur Matera 2019 tantissime energie vengono dentro. Non solo economiche, non so se la vinceremo con la sfida, però per noi è importante. Per noi è importante continuare in quel progetto anche senza vincere la sfida, anche se non la vinciamo. Allora, che senso ha aver investito sul centro nazionale, sulla scuola nazionale di Stato, per capirci, su Matera, bloccata da quanti anni? Sbloccata, l'abbiamo sbloccata in pochissime settimane, e recuperiamo una peculiarità in Italia per la nostra regione. Altrimenti, che senso ha aver investito ulteriori 25 milioni di euro negli ultimi 3 mesi, 20 milioni già dati e 5 da deliberare sul completamento dei viot delle infrastrutture del recupero? Turismo sostenibile di tante strutture sul nostro territorio. Che senso ha aver investito sui grandi attrattori? Non voglio aprire un dibattito, alcuni sono d'accordo, altri no. E altri magari, come io, sono democraticamente tollerato, diciamo che e chiedo la stessa cosa. Abbiamo immaginato di farlo. Thank you.
non c'è nessuno che ha messo il vento con le mani. Noi arrestiamo il vento non con le mani. Lo spopolamento lo arrestiamo se creiamo un'economia a partire dall'economia della cultura, dal turismo di torno. E se noi, e chiudo, e se noi a questo aggiungiamo una grande opportunità che hanno i nostri comuni, io lo sto dicendo da molto tempo, fate l'inventario dei nostri centri storici e delle nostre strutture di salute. Vendiamo il nostro centro strumentale, vendiamo la bellezza del nostro centro storico nel mondo, perché lo fa il sindaco, lo fa Florenza. Io conosco questi due comuni, ci vado, ho tanti amici, elettori non, e sostanzialmente so che noi non abbiamo nulla da indietro e che noi possiamo fare. Io mi chiedo perché non prendiamo sul macello la storia della provincia, oggi, domani nel nostro territorio come si tratta, per la nostra regione come si tratta. E l'ultimo concetto. La nostra regione ha bisogno di scoprire un respiro un po' più ampio del proprio e penso che debba averlo come minimo nel mezzogiorno, nel mezzogiorno medio. Se pensiamo di fare, diciamo così, sviluppo in questa nostra regione solo pensando al piccolo puntino che possiamo rappresentare noi, io ho paura che ci sia. E spesso, come l'ho visto anche in quest'ultimo tempo, ci si arriva più sulle beghe interne, che sono questioni anche di piccolissimo cabotaggio, che su un respiro, diciamo, di più ampio raggio. E forse sarebbe utile pensare a come meglio valorizzare la posizione geografica di questa nostra terra. E per valorizzare questa nostra posizione geografica bisogna di collegarci con le altre regioni, innanzitutto infrastrutturalmente, in parallelo con un ragionamento culturale, perché cooperare, professor Stoluto, con le altre regioni del sud è il nostro dovere. Nessuno vuole ammettere e nessuno vuole farsi ammettere, abbiamo bisogno di quello di respirare un po' più in là dal progresso, perché altrimenti non si spiegano determinati fenomeni che purtroppo ci costringono a registrare indici di sviluppo che non sono proprio performance proprio dell'individuo. Allora io penso che vale la pena chiamare tutti i presidenti o gli assessori alla programmazione del nostro territorio meridionale del sud, professoressa, a ragionare su un programma straordinario culturale, industriale e infrastrutturale del sud. E sarebbe utilissimo per noi farlo. Su uno schema un po'
parte ci sia capacità, noi non abbiamo bisogno. Perché la Basilicata vuole presentare 20 milioni di cittadini del mondo, 10 non sono italiani, non sanno italiani. E da maggio 2015 a settembre 2015 noi dobbiamo stare le prime 2 settimane e le ultime 2 settimane con un blocco di 6 mesi costante per una, diciamo, un gruppo di qualità a Milano a dire esattamente il racconto che è stato detto, come voi avete fatto per il giro per questo nostro territorio, le bellezze della Basilicata. Io penso che la loro diresti un po' mancare. Grazie. Grazie a tutti.